Salve, bentornati su GameHug. Oggi finalmente vi porto il video che vi avevo promesso da tempo, ovvero quello con tutti i vari finali della modalità multigiocatore Tombe e Giardini di Piante contro Zombie Garden Warfare, dove appunto vincono sia le piante che gli zombie, separatamente ovviamente. Quindi vi faccio vedere su ogni mappa, perché sono più mappe in quella modalità multigiocatore, e ci sono quindi diversi obiettivi, un obiettivo per mappa. Vi faccio vedere tutti i vari finali, tranne uno che però trovate sempre nel mio canale, che sta sempre in questa playlist. Spero vi si sia aperta la playlist. Comunque adesso questi giorni sto curando sempre di più il canale, e avrei voluto mettere anche quello, purtroppo ho eliminato il video dove avevo ottenuto quel finale, l'ho eliminato dalla PlayStation, non da YouTube, e non sono più riuscito a ottenerlo. Ho strafinito il gioco e non riesco a ottenerlo, perché bisogna arrivare all'ultimo obiettivo e poi vincere con la squadra delle piante. Solo che se arrivi all'ultimo obiettivo su quella mappa, di solito poi vincono gli zombie, come quasi su tutte le mappe. Io vi lascio al video sperando che sia di vostro gradimento e che vi faccia sorridere un pochetto, visto che alcune espressioni dei personaggi sono carine. E un'altra cosa, oltre al fatto dei finali, ovviamente spiegherò un pochetto anche che cosa bisogna fare negli ultimi obiettivi. Non ci starò troppo tempo perché già ve ne ho rubato molto. Siamo su Canyon the Cactus, praticamente stanno vincendo gli zombie. Che cosa dovevano fare? Dovevano portare la palla da golf dentro questa buca, e ci sono riusciti. Hanno un minuto di tempo ogni volta gli zombie all'incirca, e ci sono due checkpoint che gli fanno ripristinare un po' di tempo. Qua invece vincono le piante perché scade il tempo. Questa è Colline di Noci, noi dobbiamo arrivare alla villa di David Pazzo, che sta lì in cima evitando queste noci. Se passiamo di lato va tutto bene, a meno che non troviamo delle piante. Dobbiamo distruggere questi cannoni appunto che lanciano le noci, in modo da poter entrare più facilmente nella villa. Possiamo entrare sia da sotto che da sopra. Ecco, magari non cercate di entrare da sopra in questo modo. Ma appunto, se riusciamo a vincere con gli zombie, ovvero fare entrare 5 zombie nella villa, ci viene mostrata questa sequenza alla fine. Questa qui. Comunque niente di complicato. Gli avrei fatto anche... Ok, qua adesso vincono le piante e per il tempo scaduto. Avrei voluto far vedere solo i finali, ma ho paura che poi il copyright mi ammazzi il canale. Qui siamo su strada principale. Praticamente le piante hanno schierato la loro arma segreta, il cetriolo tattico. E come vedete ci sono delle cariche di dinamite che sono appena state piazzate tutte dagli zombie, e quindi ci fanno esplodere la base di lancio del cetriolo tattico, e lui non parte, ma casca così all'indietro. Meno male che non partono i cetrioli, perché chissà poi dove vanno a finire. Questa invece è la sequenza finale dove il cetriolo parte in caso di vittoria delle piante. Quando siamo degli zombie e dobbiamo evitare che le piante lancino il cetriolo tattico, dobbiamo anche evitare dei mortai di pannocchie. Comunque qui siamo sul litorale dei detriti e dobbiamo distruggere il megafiore, che è il guardiano della costa. Purtroppo questo appunto non sono riuscito a farlo con la vittoria degli zombie. No, oddio, delle piante, scusate. Ma questa è la vittoria degli zombie. Comunque in descrizione trovate invece un altro video dove poi alla fine c'è la vittoria delle piante.
Niente, tutto quello che avevo da farvi vedere era questo. Spero che vi sia piaciuto questo video. Scrivetemi sotto nei commenti se vi è stato utile in qualche modo, se vi interessava o meno. Per questo video di Gamemag è tutto. Io avrei veramente voluto fare uno speciale natalizio, ma non ce l'ho fatta per via dei tempi, da quando mi è arrivato il computer, imprevisti che sono successi, la linea che prende poco. E quindi cosa posso dirvi? Spero di riuscire a caricare uno speciale invece per l'anno prossimo. Intanto vi faccio gli auguri di buon Natale, di buone feste. E se non ci si becca per un video speciale il 31, allora ci vediamo l'anno prossimo. Buone feste! Ah, e a proposito, iscrivetevi.